Ok, questa è la nuova versione riveduta e corretta con le ultime esigenze che sono state esplicate. Allora, qua abbiamo ancora i quattro pulsanti, ma di fatto ce ne saranno solo due operativi, il tasto di annullamento e il tasto di conferma. Qua abbiamo un sensore ottico che andrà messo per mettere il fine corsa nella parte alta della macchina. E quest'asse qui è un puntatore laser con effetto barriera, appunto, che servirà per la discesa nelle vicinanze del pezzo. Qua abbiamo sempre i nostri due motori passo passo, uno che è l'asse centrale dove andrà montato il pezzo da verniciare e l'altro invece che è la salita e la discesa dell'asse verticale. Il relè per il comando della pompa. Il nostro Arduino, cervello del sistema, sempre il display, i driver dei controllo dei motori e l'alimentatore di potenza. Adesso le velocità sono praticamente quasi al massimo delle potenzialità della macchina, quindi infatti vedrete soprattutto l'asse verticale che roterà molto velocemente. Si possono comunque fare regolazioni più fini, io consiglierei magari di metterlo un pelo più indietro. Comunque, una volta che avremo il telaio, possiamo stabilire bene la faccenda. Allora, la parte dei driver sono già alimentati, devo solo alimentare la parte di logica di controllo. Adesso vedrete sul display, forse riuscirete a leggere qualcosa, spero. Comunque c'è la presentazione, vedete. Porto l'asse a zero, attendere prego. E infatti lui sta salendo, 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 fin tanto che non trova l'ostacolo e fa una regolazione fine. Adesso appunto l'asse è in posizione iniziale. Pronto alla misura. E in questo caso ci sarà la nostra barriera laser. Vedete, è in funzione. Pronto alla misura, premi ok. E l'asse comincia a scendere. Fin tanto che non oltrepasso la barriera. Ha misurato un raggio di 60 mm, quindi ha calcolato la velocità, fa un mezzo giro per prendere l'accelerazione, parte la pompa. Quindi sta facendo l'operazione di verniciatura. Ultimato il giro completo, la pompa si spegne e si rialza l'asse. Finisce un altro mezzo giro e quindi ok, fai ancora, fine, vai a zero. Io potrei premere ok, riscende l'asse, sempre con la stessa velocità calcolata del diametro in precedenza, mezzo giro di accelerazione, parte la pompa. Fa quindi la sua verniciatura, la velocità controllata, stabilita dalle variabili. Risale l'ago spegnendo la pompa. Un altro mezzo giro per la decelerazione. È pronto. E io potrei fare questo ciclo con la stessa misura all'infinito. Riscende asse. Le misure quindi saranno sempre comunque riferite al valore misurato in precedenza dal puntatore laser. In questa fase, appunto, se il motore non perde passi e se la meccanica è perfetta, risulta tutto perfettamente regolare. O comunque rimane sempre con le variabili impostate in precedenza. Finito il ciclo di lavorazione, appunto, io potrei o andare avanti così oppure vai a zero, quindi annullo, e ritorno con il ciclo iniziale. E quindi arriva al puntamento, pronto a fare una successiva misura. L'asse scende di nuovo, passo la barriera. Questo giro ha misurato 33 mm di diametro. E ovviamente la velocità è leggermente più alta. Direi che con questo è tutto. Saluti e arrivederci.